Aver scelto due frequenze diverse in questo esperimento simulato corrisponde sul grafico ad aver fatto questo, cioè avevamo un metallo sconosciuto, facciamo finta che sia il litio, prima ho scelto una certa frequenza, diciamo che era questa qua, e ho misurato questo valore qui del potenziale d'arresto, poi ho scelto una frequenza maggiore, diciamo che sia quest'altra, e ho misurato di nuovo il potenziale d'arresto. Alla fine, con la formula inversa di questa per trovare il lavoro di estrazione, in tutti e due i casi io trovo la stessa intercetta della retta, sia che ho lavorato a questa frequenza e con questo potenziale d'arresto qui, sia che ho lavorato con quest'altra frequenza più grande e ho trovato quest'altro potenziale d'arresto più grande. Alla fine l'intercetta sarà sempre la stessa e quindi lo stesso lavoro di estrazione qua giù. Più precisamente potenziale di estrazione.